Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Pesta da 10. Non altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo così, ti metto allo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. C'è una città in Italia che si dice si veda solo dal mare. Genova. Infatti è una città misteriosa che nasconde tante anime. All'ombra dell'ultimo sole. Le parole dei grandi cantautori. La gente del porto e il labirinto dei carrucci. Ma cosa sono i carrucci? Piccole stradine nel cuore della città dove si respirano odori, sapori e culture diverse. Un tempo vicoli malfamati, oggi sono un simbolo di creatività e innovazione. E io cosa faccio? Mi infilo nei carruggi alla ricerca della vera e autentica cucina genovese. Quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante dei carruggi genovesi. Ristoranti e ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. Andiamo a conoscere la prima ristoratrice dei carrucci, Francesca, una paladina della tradizione genovese. Sono Francesca, sono la proprietaria del ristorante C'era una volta. Sono una cuoca e non uno chef perché io cucino i ricordi. C'era una volta nasce dall'incontro mia e di Federica e dalla voglia di tirare fuori un sogno dal cassetto. Mi raccomando, Federica, non fare le tue battute, No. Tutto un repertorio, no. Io. Tutto l'arredamento che hai in questo ristorante proviene da casa nostra. Secondo me chi non apprezza il mio ristorante ha passato una brutta infanzia, perché queste cose si trovano comunque in casa della nonna e si sa che la cosa più bella quando sei piccolo è andare a mangiare a casa della nonna. Ogni piatto è un piatto che è legato alla mia memoria. Vincerò perché la mia cucina è una cucina onesta e sincera e il ristorante racconta una storia. Piacere, Francesca. Ciao, piacere. Prego. Grazie. Sali a bordo. Olè! Francesca, tu da chi hai imparato a cucinare? Io ho imparato guardando, perché in casa mia si accendevano gli alti forni di mattino presto alle 6 e mia zia produceva pasta all'infinito. Io guardando ho imparato. Bene, ora Francesca, voglio presentarti il secondo ristoratore in sfida. Si chiama Maurizio e si vanta di avere tantissimi clienti nel suo ristorante che vanno lì solo per lui. Sono Maurizio, lo chef patron delle cantine Squarciafico. Sono un artista della cucina. Posso intuire com'è il piatto già dalla vista e dall'olfatto. La mia cucina è di ispirazione genovese, però con qualche modifica, nel senso un po' più moderna, diciamo. Non sarà un'avventura. Io sono un'anima dello Squarciafico perché sono qua da quando avevo 21 anni, ho fatto la gavetta, la lavapiatti, aiuto cuoco, secondo cuoco, primo cuoco, poi i miei ex titolari l'hanno venduto. Vincerò perché sono un artista e perché la mia cucina è delicata e semplice. E pam, arriva subito. Maurizio. Piacere. Vieni con noi? Ah sì. Dai, su. Ciao. Maurizio, come fai a capire se un piatto è buono? Dalla vista e dall'olfatto. Dalla vista e dall'olfatto.
cucino molto col naso. Approfondiremo. Ora vi porto a conoscere Barbara. Pensa che non ci sia nessuno come lei. Si definisce unica. Sono Barbara, la proprietaria del ristorante 23. Siamo nel pieno dei Caruggi. Abbiamo creato un ristorante un po' diverso, un po' più chic, ma nello stesso tempo friendly. Sono una persona molto esigente, determinata. Ho iniziato questo lavoro come sfida, perché nella vita, oltre ad avere la ristorazione, tutte le mattine vado in ufficio. Le ore che dedico a questo posto, io dico che sono ore dedicate a me. Chi c'era con me? Chi c'era stasera? Vincerò perché credo che proponiamo una cucina di medio-alto livello. Poi ci sono io, che sono atipicamente genovese. Barbara, piacere di conoscerti. Ciao. Sali con noi. Barbara, si può fare una cucina innovativa nei Carruggi? Più che una cucina innovativa, una cucina moderna. Siamo a Genova, se proponiamo un piatto è giusto che sia quello, ma con un pizzico di modernità. C'è un ultimo sfidante, si chiama Andrea e ha unito la moda alla cucina. Ristoratori, infiliamoci nei Carruggi. Sono Andrea, sono l'ideatore di questo contenitore che si chiama Moa Cashmere & Lobster. Io provengo dal mondo dell'abbigliamento e l'idea era quella di costruire proprio un contenitore dove le persone potessero passare del tempo con piacevolezza. Cashmere & Lobster, perché la prima volta che ho mangiato il sandwich di lobster sono rimasto assolutamente stregato. La mia cucina è molto semplice. Sapori puliti, una cucina leggera e valorizzare le materie prime. Perché noi siamo bravi. Genova ha una storia importantissima. I Caruggi genovesi sono probabilmente i più grandi d'Europa. Io seguo un po' i passi del tempo e come ho fatto innovazione col locale lo faccio anche ideologicamente nel Caruggio. Da me si può cenare sulle altalene e questo non ce l'ha nessuno. Vincerò perché guardo al futuro col sorriso e l'ottimismo. Siamo nel centro storico di Genova. Il primo ristorante dei Carruggi ad attendere la visita di Alessandro e tre ristoratori è il Moa Cashmere & Lobster di Andrea. Puoi iniziare la sfida. Ristoratori, siamo di fronte al Moa Cashmere & Lobster, il ristorante di Andrea. Caffè, cibo, moda. Non capisci se è un bar, se è un ristorante, se è un negozio di abbigliamento. Cos'è? Andrea, siamo nei Carruggi? Sì, io sono proprio lì dove comincia il Caruggio. Sono il welcome dei nostri Carruggi. Ristoratori, vi ricordo le quattro categorie che dovete votare da 0 a 10. Location, menu, servizio e infine il conto e rapporto qualità-prezzo. C'è anche una novità però. Io assegnerò un bonus speciale da 5 punti a chi di voi utilizzerà meglio il pesto. Andrea, io e te andiamo a vedere le tue cucine. Prego, facciamo. Ristoratori, buona ispezione. La stanza del cavò. Direi molto originale, particolare. Mi è piaciuta molto la porta, anche se un po' pesante, spero per lui che la lasci sempre aperta, perché se un visitatore deve aprirla, insomma, fa un po' fatica. Molto particolare. Lo trovo un po' freddo, privo di dettagli, a parte il lampadario che è molto originale con la giacca. La sala mi piace, ma si sente che è finta, nel senso che ci manca l'anima. Io do un'occhiata in giro, apro qualche frigorifero. Occhio! Ecco, vedi? Hai per caso la pellicola. Quando si fanno le salse, si prende la pellicola, poi si richiude il tappo sopra. Quando faccio così, non schizza più. Scala meravigliosa. Scala è veramente da 10. Fanno un po' paura questi manichini. Mettono un po' l'impressione che sembrano dei zombie appesi. C'è il pesto nel tuo locale? Certo che sì. Lo fate voi? Lo facciamo noi. Questa è la versione con l'aglio e questa senza aglio. Mortaio o frullatore? Lavoriamo col frullatore. Dovessimo farlo sempre al mortaio, daremmo praticamente dei tempi alla cucina talmente lenti e gli ospiti non sarebbero perfettamente felici. Vado a tavola, Andrea. Buon appetito. Il locale di Andrea ha colpito i tre ristoratori per l'originalità dell'arredamento, un po' meno per la cura del dettaglio della tavola. L'atmosfera nel complesso è risultata fredda e poco accogliente. Vedremo se la cucina del Moa Cashmere & Lobster sarà in grado di scaldare i ristoratori. Ci siamo? Ci siamo.
Ristoratori, ci siamo, la nostra prima cena. Ciao ragazzi. Ciao. Andrea, come stai? Siete comodi? Io bene. Siamo comodissimi. Vi lascerò nelle mani di Alessio. Ti auguro buon proseguimento. Grazie. Grazie Andrea. Vi lascio intanto le carte. Poggio qua anche una carta di vino. Prego. Allora, menù. In linea con lo stile del locale. Un po' troppo povero, diciamo, come presentazione del menù. Mi sembra un menù da pub. Abbiamo il menù da pub. Parteciperemo ai 4 pub a Genova. Abbiamo prossima già vinto. Prossima puntata. Eccoci qua. Avete l'ordinazione pronta? Sì, ci siamo. L'acciuga si è fumata la mozzarella e le tre battute. Per me trofi al pesto e lobster sandwich. La fassona che ride e il pacchero ricotta tornata e bottaglia. Taglierino con i ricci and surf and turf. Fantastica. Grazie. Scelta. Bene, ci siamo. Ale, dimmi. Siamo carichi? Penso io. Più veloce che puoi qua, per favore. Perfetto, dai Ale, puoi. Taglierino riccio. Taglierino riccio, per me. Prima si servono i signori. Io le banalità ci guardo, soprattutto sul galateo. L'acciuga si è fumata la mozzarella, battutina di fassona. Grazie. Prego. Bene, Barbara. Allora, le mie trofie al pesto in un piatto così grande con i fagiolini a vista non mi piace tanto. Mi sarei aspettata qualcosa di più da un ristorante così. Mi sembra che le espressioni siano sempre... positive? Terribili, come dire. Mi sembra che stiano passando l'esperienza più brutta della loro vita. Non so per quale motivo, fin da bambino ricevo critiche. E paradossalmente è diventato un motto della mia vita. Chiedo scusa, vado un attimo in cucina. Chef! Mi dica! Curiosità, assaggia e dimmi cosa manca. Manca un goccio di sale? Come mai secondo te? Mi timore sempre di esagerare il sale, che poi il sale copre il sapore del riccio. Quando si usano dei prodotti marini come il riccio, le vongole, le cozze, è importante bilanciare bene il sale, perché sennò il piatto risulterebbe o troppo sciapo o troppo salato. Chiedo scusa. Maurizio, la tua battuta di fassona, com'è? La salsa è interessante, di qualità ottima, però servita nel piattino piccolino e quindi poco pratica da mangiare. Francesca. E il mio piatto è buono, semplice. Carino l'impiattamento, però niente di eccezionale, diciamo. Non ho mangiato con gli occhi, ma ho mangiato col palato e sono soddisfatta di questo pezzo. Sei soddisfatta? Sì. Non posso dire che è come quello che fa la mia mamma, ma l'ho mangiato con molto piacere. Ci siamo coi secondi, ragazzi? Sale c'è? Ma costa sale. Sì, sì. A Genova tutto costa. Il sandwich. Il tris di battute. Surf and turf. Il piatto di Maurizio. Buon appetito, ragazzi. Grazie. Francesca, ti piace? Mi piace molto il piatto. È ben presentato, è colorato. Maurizio. Sì, anche il mio sembra un quadro, equilibrato. Bene, grazie. Vediamo se è anche buono. Sentiamo un po' i commenti dei secondi. Certo. Grande Eli, vai, spia. Ma il panino è buono. Non l'hai neanche mangiato? Come no? Ma devi darci il morso. No, io morso non mangio, mi spiace, non ce la posso fare. Non so neanche mangiargli i panini perché mi sbrodolo. Infatti ho mangiato a forchetta come, insomma, veramente una persona vecchia, antica. La carne è molto buona, il pesto anche. È un buon accompagnamento a questa carne? A me piace, sì. Si sentiva il basilico, il pinolo, era ben fatto. Il pacchero. Bene, direi bene. Il fior di zucchina l'avrei fatto fritto, così avrebbe dato croccantezza al piatto. Ragazzi, soddisfatti? Soddisfatti, soddisfatti. Permesso. Prego. Vado un secondo in cucina. Prego. Se vuoi andare in cucina vuol dire che siamo potuti. Chef! Mi dica. Domanda. Quando servi l'astice, ci lasci la bile dentro? Dal gambero, tu levi il filetto? Sì. La stessa cosa vale per l'astice, perché questa roba qui è la bile dell'astice, che una volta che spacchi la sacca va a inondare completamente tutta la carne e diventa amara, non è mangiabile. Sciupare un astice è veramente un peccato mortale. Mi è dispiaciuta perché è arrivato al tavolo un piatto non perfetto e soprattutto è arrivato al tavolo un piatto che non rappresenta il mio chef. Ragazzi, dolci. Sì. Siamo carichi. Cannolo. Cheesecake. Mascarponi, prego. Varese la pesca. Assaggiamo e vediamo come sono. Francesca, com'è il cannolo? Cannolo mi piace, è lontano dal cannolo siciliano, però è buono. Cheesecake.
Non è di mio gradimento, la salsa è troppo dolce, non è un dolce che incontra i miei gusti. I dolci non pervenuti. Mi spiace, sui dolci no. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso stasera qui da Kashmir and Lobster? 165. 165, 190. 190. 178. A me, caro, ah, il lobsterino. Ah, che bello questo. Bene. Abbiamo speso 202 euro. In base ai prezzi che ho visto sul menù, mi aspettavo un prezzo del genere. E per me è leggermente superiore a quello che pensavo. Bene, adesso spetterà a voi con i vostri voti, da 0 a 10, giudicare location, menù, servizio e infine il conto. Vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 8 perché il locale nel suo complesso mi piace, ci sono tante cose che cozzano un po' una con l'altra, però è una proposta che a Genova non c'è. Al menù ho dato 7 perché va bene, nel suo contesto le proposte c'erano, quindi ho mangiato benino. Il servizio ho dato 5 perché se c'è prima una signora, avete due piatti, se servono le signore sarà una banalità. Ma io le banalità ci guardo, soprattutto sul galateo. Al conto ho dato 6 perché secondo me è coerente con quello che abbiamo mangiato. Niente di più, niente di meno. Moa, una location internazionale. Ti senti un po' a New York e un po' a Londra. In cucina c'è molta passione, ma poco lobster. Il pesto non poteva che rappresentare il mio bonus. Ognuno a Genova lo fa a modo suo. Da Andrea c'è in due versioni, con o senza aglio. Un'accortezza per i clienti. Inizio a prendere appunti. Il Moa Cashmere Lobster totalizza 78 punti. Piatti semplici e materie prime di qualità hanno convinto i ristoratori. Bocciato il servizio, scivolato sulle basi del bon ton. La gara tra i quattro ristoratori si sposta ora nel cuore dei Carruggi, in un palazzo storico nel quale si trova il ristorante di Francesca C'era una volta. Ristoratori, eccoci qua. Siamo a Vico Casana, giusto? Giustamente. Passiamo nel cuore di Genova, dove la gente inizia a entrare nei Carruggi. Andrea, C'era una volta. Cosa ti fa pensare? Mi fa pensare a quello che faceva la nonna, la pasta che impastava la domenica. E guardando il menù, un menù assolutamente di cucina genovese. Ciao ragazzi! Ciao Francesca! Ciao! Ok, andiamo. Arriviamo. Ehi Franci! Ciao Alessandro! Ciao! Ben arrivati in casa mia. Ristoratori, buona ispezione a voi tre e io e te, Francesca, andiamo a vedere le cucine. Prego. Andiamo. Ti fa sentire comunque in casa della nonna? Mi fa sentire in casa della nonna che faceva l'artista pop. E... Una nonna molto hippie. Ha fatto l'isola di White, si è divertita. Una nonna allegra. Immagino qui ci sia una cucina di tradizione. Sì. Genovese al 100%. Esatto, sì. C'era una volta. Facciamo la cucina di casa mia. Beh, questo è bene. Io mi guardo un po' intorno. Sì? Quando ho visto Alessandro girare per la mia cucina sono stata contenta, perché comunque io sono orgogliosa del mio regno. Panessa. Sì. Però lo dobbiamo coprire. Ceci. Perché l'ho fatta poco fa. E subito dopo la copri. Sono rimasta molto molto male. Questa è di un'oretta fa? No. Eh? No, sarà di ieri. La panessa non era coperta con la pellicola. Io non delego mai certi lavori. Invece stamattina ho delegato e ho sbagliato. La tavola, devo dire che mi mette allegria, però c'è troppa roba. E secondo me è una tavola molto confusa. Oh, pesto! Pesto! Eccolo qua! Hai una consistenza stravellutata. Sì, in casa mia nonna e mia zia lo facevano così, molto molto emulsionato. Secondo me il pesto che ha assaggiato potrebbe averlo sorpreso piacevolmente. Francesca, vado a tavola, voglio assaggiare la cucina di una volta, fatta da te adesso. Va bene. Nel ristorante di Francesca si respira aria di casa e di tradizione, un ambiente pieno di colori ed oggetti del passato. Per i ristoratori un arredamento fin troppo esuberante e confuso. La cucina della nonna riuscirà a conquistarli? Ah, eccoci qua, nostra seconda cena, qui da Francesca. Come te la senti? Come te la senti? Che cosa vuoi sapere te? Niente, vai via. Sono segreti della cucina. Quindi vai a prendere st'ordine o... non so. Fanno chiacchiere. Buonasera. Buonasera. Tu sei? Io sono Federica, e la socia di Francesca. Ah, okay. Stasera mi occupo io di voi. Se avete bisogno mi chiedete. Ti ringrazio. Ristoratore, menù. Barbara, che mi dici? I piatti sicuramente rispecchiano la tradizione, sono tutti piatti genovesi. Lo trovo molto lungo il menù.
Diventa assolutamente difficile riuscire a fare così tante portate. Devi trascurare delle cose. Eccoci, Barbara. I totani in insalata. Come antipasto. Come antipasto. E poi lo stoccafisso alla genovese. Io c'era una volta antipasto misto. Perfetto. E poi ed avevo le ottucco. Ok. Io panzotti in salsa di noci e un'acciuga impanata. Trofi al pesto e trippe in insalata. Arriviamo subito. Animo! In 2 minuti li voglio, eh. Vai. Un totale in insalata. Grazie. Un c'era una volta con le panissa e le tutte. Grazie. Un panzotto noci e una trofia al pesto. Buon appetito. Signori, non ci resta che assaggiare. Siamo pronti per la battaglia. Andrea. Un piatto proprio della tradizione genovese. Trovo anche giusta la cottura, delicato il ripieno. Mi ha ricordato quello che mi faceva mia mamma. Buona torta, anche la panissa, anche se mi sono bruciato. Il frisciò, detto in italiano frittelle, erano un po' croccanti, però per il resto buono. Che cosa c'ha? Troppo olio. Troppo olio? La Barbara si è lamentata che c'era troppo olio nei totani. Olio? Non ce l'hanno, non ce l'ho messo praticamente. No, il totano è insalata anche no. Troppo freddo, troppo olio, no. Ha detto così. Gusti. Pesto, Andrea. Io non lo trovo così straordinario. Ma perché purtroppo a Genova ci sono tante versioni di pesto, più formaggifero, meno formaggifero, più condito, meno condito. Lo trovo troppo pesante, c'è un piatto che quando ho finito quello sinceramente sono arrivato. Io il suo pesto l'ho trovato decoroso, se a lui il mio pesto non gli piace. Andrea c'ha il locale di tendenza, tutto fatto dall'architetto, lo vedi tutto vestito, tutto figo. Se lui fa il pesto così, io lo faccio cos'ha. Non vuoi mangiare il mio pesto, mangiati il tuo. Maurizio. Pesto da 10, non ho altro da dire. Quello era pesto. Che poi ci sia più aglio, meno grano. È soggettivo, è una questione di gusto papillativo. Maurizio Squarciafico ha detto pesto da 10. Maurizio lo fa come me, sono sicura. Mi ha dato soddisfazione perché lui è uno chef. Stoccafisso accomodato, la trippa con il pesto. Grazie. E un'acciuga. Acciughine fritte. E allora il tocco a Genova è il sugo di carne. Fino almeno di 15-20 ore. Quando... Esatto, la carne poi si deve, esatto, si deve sfaldare. Poi viene pinoli quasi e tutto il resto. Sì, poi tutto il battuto e la ricetta segreta della zia di Francesca. Quindi della zia di Francesca. Ah, poi perfetto, non vogliamo sapere allora. Va bene, allora assaggiamo. Cosa gli hai detto, qualche cagata? No, no, niente, sono andata lì, quindi... Barbara. Lo stoccafisso è leggermente duro, a mio giudizio. Troppo denso, troppo stopposo. Invece lo stoccafisso deve essere molto più friabile. No. Ravioli col tocco. È il tocco giusto? Il tocco giusto, direi. Il piatto genovese è proprio... No, niente di discussione. Al vero tocco erano i ravioli al tocco, cioè. L'acciuga è troppo asciutta, troppo secca. Un po' difficile da mangiare. No, il fritto un po' da rivedere. Questa, ragazzi, dura mezz'oretta. Non riuscivo proprio a ingoiarle. Difficile deglutire. L'acciuga. Ti prendi un budino e non mangi l'acciuga. Le critiche di Barbara lo trovate eccessive e, boh, alcune fuori luogo. I nostri dolci. Tristi panna cotta, tiramisù scomposto, la nostra crostata, questa è la torta Mavilla con un po' di gelato alla crema con la cannella. Grazie tante. Prego, grazie a voi. Forse sui dolci. La torta, la semplice torta di mele, proprio veramente tradizionale. La panna cotta al caffè la trovo troppo liquida, la panna cotta al cioccolato troppo solida. La terza? Ottima. Ok. C'era una volta, c'è da lavorare ancora un po'. È un po' ipercritica, ci è andata giù pesante. Vedremo nel suo ristorante se la sua cucina sarà all'altezza di tutte le critiche che ha sparso a destra e a sinistra. Alessandro Il Cocco. Grazie. Grazie a voi. I ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso questa sera? Barbara. 122. 122. 130. 130. 160. 160. Abbiamo speso 132 euro. Beh, io mi aspettavo di più, quindi ben venga. È il momento di dare il vostro voto. Vado a prendere i taccuini. Pronti? Alla location ho dato 6 perché l'impatto visivo appena entri è wow, quanti colori, quante cose, quanto... troppo. Aspetta un po'. Al menù ho dato 8 perché è il classico menù che mi aspettavo da un ristorante che c'è scritto c'era una volta, quindi...
8. Al servizio ho dato 6 perché il servizio è stato normalissimo, quasi, come posso dire, impalpabile nel senso buono della parola. Al conto dato 6 perché in effetti è equo per quello che ho mangiato, per quello che ho bevuto. Insomma, siamo comunque in una trattoria. C'era una volta è un ristorante pieno di cose che però nell'insieme ti fanno sentire a casa, come la cucina. Piatti tradizionali e semplici, ben eseguiti. Ho trovato un pesto molto cremoso e Francesca lo usa anche nella trippa a mo' di salsa. Un servizio al femminile che mi ha divertito. C'era una volta e a 77 punti. I piatti della tradizione hanno diviso i ristoratori. Prime schermaglie sul pesto. Sarà il pesto di Francesca a meritare i 5 punti del bonus che darà Alessandro? Ad attendere Alessandro e 3 ristoratori per la terza ispezione c'è Maurizio con il suo ristorante Le Cantine Squarciafico. Eccoci qua, ristoratori. Piazzetta dell'amico, questo è il ristorante di Maurizio. Devo dire che avere un Dior in un carruggio è una grandissima gran fortuna. Sono molto fortunato perché avere uno spazio esterno è avere un gran culo. Si può dire. Benvenuti. Eccoci qua, Maurizio, come stai? Bene, bene. Sei pronto? Prontissimo. Ristoratori, ormai siete degli esperti. A voi l'ispezione all'interno del ristorante di Maurizio, io e te invece andiamo a vedere le cucine. Perfetto. Buona ispezione. Grazie. Bello, no? Devo ambientarmi e capire, sono un po'... La location non è assolutamente né invitante né accogliente. Tavole e seggiole mi piacciono, ci stanno. Bella l'intenzione di voler ricreare la cantina, ma ci manca un po' di personalità. Io adesso controllo un po' i frigoriferi, guardo un po' intorno. Maurizio, qui tu hai tantissime cose mischiate insieme e non etichettate, cioè questo che cos'è? Olio all'aglio. Olio all'aglio. Olio all'aglio. Perché così tutte le volte che tu fai l'olio all'aglio è lo stesso recipiente. Questo che cos'è? Pesto. Pesto. Quando è stato fatto? 2 giorni fa. Perché te lo ricordi te? Certo, ma ci vuole un'etichetta. Mi prendo una copia della situazione che ha trovato Alessandro. Grazie a Dio non ho trovato tante cose. La mise en place trovo un po' stonato, il tovagliolo di carta. Anche io me l'aspettavo di stoffa, come il runner. Con un tavolo così bello, rustico, comunque sono in cantina, il tovagliolo di carta no. Parliamo di pesto. Il tuo è cremoso, ma ti piace con questi pezzettini di grana sì, dentro. Sì. Assaggio. Quando scambio il pesto, secondo me, non l'ha dispezzato. Non so se il pesto sarà meritevole del bonus, lo scopriremo. Io vado a tavola, sono curioso di assaggiare la tua cucina. Maurizio, buon lavoro. Grazie. I ristoratori hanno apprezzato l'unicità del Dior delle Cantine Squarciafico, situato in un'incantevole piazzetta dei Carruggi genovesi. Ma il tentativo di ricreare l'atmosfera delle cantine di un tempo, con tavoli rustici e sedie in legno, si perde nella mise en place con tovaglioli e runner di carta. Ristoratori, ci siamo. Terza cena, qui da Maurizio. Andrea, siamo sottoterra, in una cantina. Sì. È cosa che avviene spesso? Nei Carruggi ci sono locali nelle cantine? Direi di no, a mia conoscenza no. No. Tra l'altro, Cantine Squarciafico è un ristorante molto conosciuto per questa caratteristica qua. Come dicono da noi, così siamo noi il ristorante Cantine Squarciafico. Allora, qua stanno sedendo, sì, stanno facendo qualche commento. Adesso quando quelli quattro venuti, ti conto, ok? Ok. Buonasera, signori. Sei la socia di Maurizio? Sono la socia, la moglie. Meglio socia o meglio moglie? Ai. È una ragazza molto simpatica, ci ha fatto sentire a casa, ci ha accolto calorosamente. Ci siamo, entriamo nel vivo. Menù. Barbara, il primo impatto, vedo che stai sgranando gli occhi. Sì, lo sgrano perché sto giallo mi dà un po' fastidio, devo dire la verità. Il giallo e la plastica, non riuscivo a leggere quello che c'era scritto. Magari ci vogliono le lenti di ingrandimento. Barbara. Allora, io assaggio i tortelli di magro al sugo di noce scomposto. No, me l'hai rubato. Poi assaggio la saltata di Totanetti con rucola e pomodorini. Tagliolino all'astice. Perfetto. E astice caramellato alla crema. Beh, giustamente. Ero curioso di vedere anche il livello delle mie proposte e confrontarmi. Carpaccio di polpo alla genovese e sì. Ravioli di scorfano con ragù di gamberi, pistacchi e bottarga di tonno. Mandilli al pesto e capomagro. Il capomagro noi lo facciamo, ovviamente, nostra interpretazione. È uno sformatino di patata cotto in forno assieme alle verdure e il pesce. Vabbè. Grazie mille. Curioso. Ci siamo! Forza Mauri! Un astice caramellato? Sì. L'hanno preso, Ale! Ristoratori, un bel brindisi ai Carruggi e alla nostra terza cena.
arriva. Eccoci qua, taglioline all'artice vivo, mandilli al pesto, tortelli al sugo di noci scomposto e carpaccio di polpo alla genovese. Grazie. Grazie. Signori, prego. Come la mano nostra, non ce n'è. Barbara, sono curioso di sapere il tuo commento. Un panzotto al sugo di noci scomposto l'ho trovato buono, bella idea. Bravo Maurizio. Ok. La Barbara l'è convinta con il tuo noci scomposto. Ha detto bravo Mauri. Bravo, bene. Francesca. Non mi ha fatto impazzire, non è gustosissimo questo polpo. Mi aspettavo qualche cosa di più, un gusto magari un po' più particolare o degli accostamenti più particolari. Il taglierino all'astice non mi piace particolarmente, sento qualcosa di burroso, spero non sia panna. Panna, latte, burro, non si è ben capito, però una base troppo predominante, l'astice a quel punto lì era un contorno. Francesca, voglio sapere di quest'astice. Non hanno il gusto dell'astice, sa che c'è panna. L'astice flop perché è troppa panna? Crema di latte fresco, ragazzi, non è panna, crema di latte. E questo è il trucco dello stagionale all'astice. Non è la panna. Barba. Il pesto non mi piace. Manca il parmigiano, manca l'aglio, mancano i pinoli. Sembrava quasi di mangiare dell'altro, una buona salsa al basilico, ma non del pesto. Poi è un gioco, devono criticare per forza. Gastronerie veramente gratuite. Francesca, cosa mi dici? Il mandillo è buono, è fatto bene. Il pesto è poco formaggioso, nel senso che ci andrebbe più parmigiano. C'è poco aglio e pochi pinoli. Come emulsione è molto simile alla mia, ma come gusto è un pochino indietro di sapore. Via, vamonos, vamonos! Ecco qua. Capo magro. Ok, grazie. Voilà. La saltata. Astice caramellato. E ravioli. Bene, allora assaggiamo. Tutto bene secondo me? Cosa mi dici, Barbara? Lo spadellato di totane c'è un po' troppo pepe per i miei gusti. Non è un piatto che ricorderò. Io la rucola non la amo e quando vedo già un letto di rucola è una delle verdure che odio di più in assoluto. Francesca. Mi sono piaciuti tantissimo. Bene. Il raviolo dentro è molto buono, sì. E i gamberi anche sono buoni. Ciao, com'è? Oh, come va? Eccolo, chef. Il caramellato com'è? Mi piace? Il sapore sì, la carne è un po' stopposa. Secondo me non è freschissimo. Non è freschissimo? Cioè, ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Ma sei proprio sicuro di quello che stai dicendo? Andrea, guarda, si muoveva. Non lo metto in dubbio, ti dico per mia conoscenza. La freschezza dell'astice la vedi dopo la cottura, perché quando tu lo vai a staccare dal carapace è proprio rosso fuoco. E questo non lo era assolutamente. Puoi dire che magari la cottura non ti piace, quella cottura lì? No, invece il sapore è buonissimo, il caramellato è fantastico. E allora? E parlo dell'astice in sé. Non sa manco cos'è l'astice. Fammi sentire questo astice. Uno ha detto che l'astice non l'astice è fresco. L'astice non è fresco, no. Se muoveva ancora. Massacrano una persona che usa dei prodotti. No, ma stiamo usando dei prodotti allucinanti. Non ci tocca. Quando Borghese si alza, c'è qualcosa che non va. Borghese finora qua non si è alzato neanche una volta. Permesso? Avanti. Astice. L'astice sono questi. Adesso sono un po' imbambolati, ma sono freschi. È bambolato. Ecco, questo guarda, c'è la quella che si muove. Hai la bolla di questi? Sì. Questo. Astice, il numero uno. Carta canta. Il gusto non si discute, ma la qualità c'è. Diciamo, la sono un'amica di mia moglie e non gli toccate la qualità. Grazie. Noi la paghiamo la qualità, la paghiamo. Allora, l'astice è americano, Canada, ed è di martedì. Quindi quelli sono i due giorni di tempo, ho visto la bolla, quindi ho controllato, ho visto gli astici dentro il frigorifero. E se si parla di astice vivo, noi lo peschiamo in vasca e va a finire in cucina. C'è una grossa differenza. Allora, caffè del ghiottone, un'interpretazione del affogato al caffè, la mille foglie scomposta. La mia torta cioccolato. Grazie. E questa è la mia cheesecake. Ti ringrazio. Assaggiamo. Andrea, come? Tortino al cioccolato veramente splendido, buonissimo. Beh, Barbara, il mille foglie disgiunto scomposto. La crema di cioccolato, devo dire, è buona. La pasta sfoglia, no, troppo alta, un gusto strano, non mi è piaciuto. Attenzione, ci ha criticato tutti, quindi domani dovrà stare molto attenta, non deve sbagliare una virgola. Dai, non siamo grazie ragazzi. Vabbè, comunque vada. Come vada, per me, io alla fine abbiamo vinto, abbiamo spaccato. Ristoratori. Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera qui da Maurizio? 185. 168. Per me 200. Signora Barbara, ci è andata vicino. 188.
Per me è giusto. Coerente. Signori, vado a prendere i taccuini, così potete esprimere il vostro voto. La location ho dato 3. Purtroppo la location mi ha veramente appesantito. Mi è sembrata la cena più lunga della mia vita. Mi sono sentito soffocato. Almeno ho dato 6 perché comunque premio la volontà di Maurizio di proporre dei piatti difficili. Al servizio ho dato 6 perché voglio premiare Federica, perché Federica è molto simpatica. Al conto ho dato 6 perché ho trovato un conto corretto e onesto e quindi il 6 mi sembra il giusto voto. Cantine Squarciafico è una location anomala per un Carruggio. Quando entri non ti aspetti certo di mangiare dentro una cantina. Il menù è tradizionale e turistico, anche se Maurizio ce la mette tutta e prova ad osare con delle rivisitazioni. Cantine Squarciafico ottiene 64 punti. È in ultima posizione nella classifica parziale. Alcuni dei suoi piatti non hanno incontrato i gusti dei ristoratori. Scintille con Andrea sulla freschezza del suo astice. Il suo pesto, oggetto del bonus da 5 punti, non ha brillato. La sfida tra i Carruggi di Genova è giunta al termine per l'ultima ispezione. Alessandro e 3 ristoratori si recheranno al ristorante di Barbara, il 23. Ristoratori, siamo di fronte al ristorante di Barbara, 23. Che mi dici dell'ingresso? Ti invoglio a entrare, Maurizio? Mi fa paura. Perché? Perché sembra le porte di un carcere. Questi due cose giganti, ferro battuto. Oh, un po' di ansia. Ciao. 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 Ben arrivati. Barbara, tutto bene? Alla grande. Ristoratori, oggi si tirano le somme. E vi ricordo che il pesto che a me è piaciuto di più sarà meritevole di un bonus extra. Tutto chiaro? Chiarissimo. A voi l'ispezione, io e te, Barbara, andiamo in cucina. Il locale secondo me è uno dei locali di design più bello del centro storico. Barbara ha acquistato un locale preesistente che è compatibilissimo col suo stile, col suo gusto. I tavoli rotondi, guardandoli, il ceppo di legno è meraviglioso, ma penso che siano inspostabili. Belli, bisogna vedere se poi sono funzionali, se riesci a riempirli tutti. Caspita! Una bella cucina. Direi di sì. Posso? Sì. Ecco, questa cosa qui non si fa. Tu hai pesce, semilavorati da servizio e carne sotto. Cioè, quindi è un po' troppa lo so. Materia prima all'interno di un frigorifero stesso. Lo sappiamo. Eh? Abbiamo problematiche di spazi, staremo molto più attenti. Troviamo sicuramente una soluzione. Il contrasto tra una sala e l'altra è veramente abissale. Sì. Sembra una sala di un bar. E quindi lo stile secondo me va un po' a cozzare e beh, quella è la parte che forse non mi è piaciuta. Allora, il pesto. Tu sei più sul granuloso. Perché l'origine del pesto intanto si faceva mortaio e pertanto non può venire troppo fine. Penso che gli sia piaciuto, infatti ha notato le grane non finissime della foglia di basilico. Mi raccomando, oggi ci giochiamo tutto. Allora. Buon lavoro, a dopo. Grazie. Per i 3 ristoratori, l'eleganza e il design della prima sala del 23 si scontra con la mancanza di stile della seconda, decisamente più convenzionale. Ora Barbara dovrà riconquistare i suoi ospiti con la raffinatezza dei piatti del suo chef. Ristoratori, ultima cena insieme. Oggi tiriamo le somme. Ciao ragazzi, buonasera, ben arrivati. Buonasera. Questa sera, come fuori menù, proponiamo delle trenette fresche con dei gamberi viola di Santa Margherita e un pesto leggero. Va bene, ti ringrazio. Grazie. Grazie. A voi. Osserviamo il menù. Francesca. Molto minimal. Minimal è un complimento. Un foglietto così, di un ristorante di alto livello. Il menù, il fogliettino, squalido. Barbara, siamo pronti. Io come antipasto prendo il polpo al marsala e come primo le trenette che hai proposto, che quelle con i gamberi viola, esatto, e il pesto leggero. Proprio quelle lì. Mentre per me il gambero in pasta cataifi e il filetto di tonno. Tartare di tonno e i ravioli. Io prendo il capon magro e assaggio volentieri queste tagliatelle di pane. Molto bene. Grazie. Grazie. Eccomi, si balla ragazzi, si balla. Forza Henry, devi farmi recuperare punti sulla mia cattiveria. Loro capiranno perché sono così critica. Perché tutti i giorni mangio molto bene. Eccoci qua. Pollo per Francesca. Grazie. Il nostro gambero per Andrea. Grazie. Prego. Tartar di tonno e il capon magro. Buon inizio. Grazie. Buon divertimento. Grazie.
La presentazione di questi piatti, cosa vi sembra? L'impiattamento è bello, non mi piace il ciottolino della salsa. Il piatto rispecchia molto la ricerca della perfezione di Barbara. Gran bei piatti avete fatto uscire, bravi, veramente belli. Maurizio. Tartare di tonno, la presentazione ottima, la qualità del tonno sempre buona, purtroppo si sente solo un sapore, erba cipollina. La tartare era stata una delusione pazzesca perché cacchio, era buonissimo il tonno, la qualità era ottima, ripeto, la qualità era ottima. Il mio polpo, il gusto è molto 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 buono. Sento un ma. Ma è un pelino, 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 pelino duro. Andrea. Il gambero... Peccato per la cataifi, che secondo me è stata leggermente un pochettino più bruciata, quindi ha dato un po' quel retrogusto di amaro che ha tolto la delicatezza al gambero. Ma la pasta cataifi deve essere crocca. Se la pasta cataifi non è croccante, non è pasta cataifi. La cottura era perfetta. Maurizio, capon magro. Buona salsa verde, ma il pesce è un po' stomposo. E anche un po' troppo freddo. Bocciato. Preferisco la semplicità, io sono per la semplicità. Che lui lo fa senza barbabietola, lo fa senza aceto, lo fa senza pesce. Ha da ridire che il nostro pesce era stufoso e che era freddo. La prossima volta gli metto la copertina, così lo scaldo un po'. Andiamo, si va. Eccoci, Francesca. La nostra trenetta fresca. Grazie. Prego. La tagliatella di pane. Grazie. Donna al sangue e raviolo. Grazie. Aia, sabbia. Maurizio, che è successo? Ho avuto la sfortuna di beccare la prima con un pochino di sabbietta, ma può succedere. A parte le vongole, i ravioli di se stessi erano buoni, ma non c'era legamento. Ovviamente, Maurizio critica il nostro raviolo. Maurizio mi ha ripagato con la stessa moneta. Io penso di essere stata obiettiva nel mio giudizio. Bisogna vedere se lui è stato così con me. Francesca. Il piatto nel suo complesso è un buon piatto. Il sapore c'ha qualcosa che non mi convince. Forse il pesto e il gambero insieme non mi ha convinto del tutto. Andrea. Quando ti arriva il piatto è una bellissima fotografia. Poi quando vai a assaggiarli un po' di delusione mi arriva. Anche in questo caso il tonno buono, però la panatura era un po' sovrastante, quindi la delicatezza del tonno è andata un po' scemando. Prendiamo solo le critiche costruttive, le altre le lasciamo agli altri. Francesca. Buono. Sì? Piatto è riuscito? Buonissimo. Equilibratissimo. I ravioli da 10. I ravioli per me erano buonissimi. Il piatto più buono che ho mangiato stasera sono stati i ravioli. Il nostro raviolo, veramente buono. Sentite Francesca che ti ha fatto i complimenti. Essendo Francesca una cuoca, forse ha capito di più la tecnica, la cucina. Dai, Eri! Eccoci qua! Mille fondi. Semifredda alla panera. Un dolce tipico genovese, in italiano significa panna nera. È fatto a base di panna e di caffè. Cremoso alla vaniglia, crostata in crema pasticcera e frutta fresca. Buona crema pasticcera, equilibrata. La crostata della nonna con la frutta, direi perfetta. Francesca, ti vedo entusiasta. Esagerata. Esagerata. Buonissima. Dolci, cioè... Volevo mettermi a piangere, erano buonissimi. Secondo me, col dolce abbiamo tolto l'acido che c'è in loro. Sono contenta, un'esperienza direi unica. 80% di probabilità che vinco. Quanto abbiamo speso? 200. Andrea? 210. Maurizio? 220. 199. Ho vinto io. Giusto? Corretto. Sì? E allora vado a prendere i vostri taccuini. Alla location ho dato 7 perché è oggettivamente una bella location. Al menù ho dato 5 perché la bellezza dei piatti, l'aspettativa, poi non è stata pagata dalla totalità dei sapori. Al servizio ho dato 6 perché è sufficiente, nel senso normale. Al conto ho dato 6 perché è coerente con quello che abbiamo mangiato. 23, un posto raffinato e di design. Barbara è una perfetta padrona di casa. Il pesto questa volta si presenta granuloso, schiacciato a mano, con i pezzetti di basilico che si sentono in bocca. Vedremo quale tipologia si meriterà i miei 5 punti.
Con 66 punti, il ristorante 23 è al terzo posto della classifica provvisoria. Il suo locale e la sua cucina hanno infiammato lo scontro tra i ristoratori. Ristoratori, è arrivata l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. In questa busta c'è il nome del vincitore, ma per scoprire chi è dovete salire in macchina. Vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Per i quattro ristoratori dei Carruggi di Genova è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Ristoratori, è arrivato il momento della verità. A questo tavolo finalmente scoprirete cosa pensa uno dell'altro. Sono venuto a Genova alla ricerca del miglior ristorante nei Carruggi. Voglio ringraziare tutti voi intanto per l'ospitalità che mi avete dimostrato. Grazie a te. Andrea, da te ho trovato un ristorante con un'idea innovativa. Hai coniugato cibo e moda in un locale moderno e divertente al centro di Genova. Da te, Francesca, ci hai fatto sentire a nostro agio, nel tuo C'era una volta, dove la tua idea di cucina nasce dall'insegnamento della nonna. Poi siamo venuti da te, Maurizio, nelle tue cantine, dove attraverso la tua cucina vuoi riportare i genovesi nei Carruggi. E infine, da te, Barbara, nel tuo ristorante. Classe, atmosfera molto friendly. È arrivata l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Inizierei da te, Francesca. Alza la cloche. Cosa leggi? 77. 77. Cosa noti? C'è un punteggio che non ti piace? Il menù 17. Andrea, quanto hai dato la cucina di Francesca? 4. Bene. Perché? Ho mangiato un pansotto, posso dire, più buono di quello di mia mamma. Ho mangiato un'acciuga impanata, la peggiore della mia vita. E per un genovese un'acciuga impanata è oro. Non sono assolutamente d'accordo con lui. Perché un 4 non è coerente, per niente. Maurizio, quanto hai dato alla location? 9. Bravo, te lo ricordi. Perché? Perché mi aspettavo tutto l'altro ristorante, magari più vecchio. E invece abbiamo trovato su un putiferio di colori. Vedi, Francesca. Ma sì, sì. Ho avuto i brividi, ho avuto. Maurizio, veniamo a te. Come pensi di esserti posizionato? Sopra o sotto a Francesca? Ma a pari. Alza la cloche. Cosa leggi? 64. 13 punti in meno di Francesca. Bei voti. Qual è la voce più bassa? Location. Location. Andrea, quanto è dato la location di Maurizio? 3. Lo trovo inferiore dal punto di vista estetico di quello di Francesca. Ho trovato tante cose non curate. Però sono due cose diverse. Quindi va a gusto. Quindi. Andrea, quanto è dato invece il menù? Non me lo ricordo. Te lo ricordo io. 4. E qua. L'astice che ha fatto infuriare Maurizio, lo ripeto, secondo me non era vivo. L'astice si muoveva quando l'abbiamo spaccato, però 4 direi che proprio non ci sta. Andrea, veniamo a te. Alza la cloche. Cosa leggi? 78. Te lo aspettavi? No, sì, non avevo un'idea precisa. Forse non siamo stati cattivi come te. Esatto. Questo adesso lo vediamo. Quale voce pensi che abbia convinto di meno? Servizio, 17. Barbara, tu quanto hai dato al servizio? 5. Motivazione? Non sono stata servita per prima, sarò antica su questo punto, ma penso che si debba fare così. Se lo accetti in ritardo, mi scuso. Scuse accettate. Grazie. Location è piaciuta a tutti, a Maurizio. Grazie. In particolare. Maurizio, quanto è dato? Dato 9. Grazie. Vero. Barbara, manchi solo tu, per favore, alza la cloche. Non ci credo. 66. Secondo te il tuo voto è frutto di una strategia? Di qualcuno sì. Di chi? Di Maurizio. Maurizio è così? In parte sì, in parte no. La location ho dato 4, non ha messo niente di particolare suoi, che lei invece era la persona a porto particolare, quindi mi aspettavo più Barbara là dentro. Invece c'è tanto di me lì dentro. Non l'ho visto, non mi è arrivato, scusami. Forse perché eri distratto dalla rabbia che è in te. Francesca, ti è piaciuta la location? È una location da 10. Però gli ho dato 7. Gli ho dato 7, sì, perché i cambiamenti che ha fatto Barbara, secondo me, l'hanno peggiorata. Questa è una mia opinione personale. Ci mancherebbe. Ma la location, l'ho detto dall'inizio, è uno dei ristoranti di design più belli del centro storico. La saletta che hai fatto, quella dietro, con la tappezzeria, è proprio cannato. È gusto. Però è una cosa personale. Infatti. Va bene, ristoratori, al momento il primo è Andrea.
a 78 punti. Segue Francesca con 77, poi c'è Barbara con 66 e infine Maurizio con 64. Vi ricordate però, c'è ancora il mio bonus, ovvero quel premio di 5 punti assegnato ad una peculiarità gastronomica che è comune a tutti voi. Il pesto in questo caso. Dopo averli assaggiati tutti, ho apprezzato quello che ha dosato con maggiore equilibrio tutti gli ingredienti. Per questo il mio bonus va a Barbara. Grazie. Con il bonus Barbara va a 71, un po' più vicino ai primi in classifica. Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. In questa busta c'è il nome del vincitore, ma per scoprire chi è dovete salire in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. I ristoratori, su un banda ai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso il miglior ristorante dei Carruggi di Genova. Potevo darti 5, 4, 5 lo stesso. Ah, ok, se diamo i voti a caso. No, nel senso, non era sufficiente comunque, per me non era sufficiente. Io ho mangiato bene, mi guarda. Io non ho detto che ho mangiato male. Comunque è lo stesso, Maurizio. Non ho mangiato da 10, è lode. Ma nessuno di noi è da 10. Poi ho giocato, visto che siamo in gara, ho giocato. Capito? 4, più o meno di gara. Ci ho massacrato tutti, allora. No, io non ho massacrato tutti. No. Assolutamente no. Pensavamo tutti che fosse la princess, quella, la sarpe in seno, e invece ti sei rivelato sì, te. Però posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Incoerenza è dare un 9 e dare un 3. Ok, quello è giocare sporco, perché togli a uno e metti all'altro. Ma se tu l'acqua che versi è sempre in quella media, non cambia il risultato dei fatti, perché se fossi solo io a votare è un conto. Sta imbarcando Andrea. No, lui è provocativo, tu sei provocativo, dai. È un comunicatore, Andrea è un gran commerciale. È un gran paraculo, dai. lo prendo assolutamente come un complimento. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha ribaltato il risultato finale della sfida. È di Francesca il miglior ristorante dei Carruggi di Genova. Complimenti Francesca, il tuo è il miglior ristorante dei Carruggi perché fai sentire i tuoi ospiti a casa grazie anche ai sapori di una volta. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Grazie. Bene, e allora, festa! La classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto il ristorante C'era una volta di Francesca, al secondo il Moa Cashmere Lobster di Andrea, segue il 23 di Barbara, vincitrice del bonus, in ultima posizione Cantine Squarciafico di Maurizio.